Questa Inter aggressiva, coraggiosa, dagli istinti tattici e suicidi, ce l'ha però fatta. Ha eliminato fior di atleti, gli austriaci del Rapid di Vienna, che hanno giocato per 94 minuti in 10 ed hanno chiuso in 9. Due espulsioni, Peschel e Pfeifenberger, decretate a norma di regolamento dall'eccellente arbitro inglese Courtney. Berti ha ripreso a filare ed a segnare. Matteus è rientrato, uscendo poi per crampi a poco dal termine, dando geometria alla squadra. Bianchi si è confermato su grandi livelli. Zenga, nel momento topico, ha messo la classica pezza. Eppure nell'euforia della qualificazione riemerge la stonata nota tattica. Sul 2-0 tutti a far muro con la paura di farsi uccellare, cosa che è puntualmente avvenuta al 90esimo con Weber. Trascinata Verona da un pubblico corretto e passionale, i nerazzurri hanno scacciato i fantasmi di una precoce uscita europea, con il Trap impegnato a fine partita a sconfiggere la Raucedine da stress. Vedo l'ora che terminasse questa gara, perché sapevo e dentro avevo uno strano avvertimento che avrebbero segnato, non so perché, ma ho questo sesto senso. Però il carattere, la mentalità, le occasioni avute direi che giustificano e compensano un po' anche una soddisfazione, perché anche loro avvertivano un po' questa tensione, questa paura di non superare questo turno maledetto. Senti, Lothar prima in un momento così di emozione ha detto anche abbiamo giocato da stupido. Beh, da stupido sul piano tattico, lo dice, gli ultimi minuti andrebbero gestiti diversamente. Scusa, c'ho un ranteghino. Giustificabile. Io sono pienamente d'accordo con lui, perché sono momenti in cui l'esperienza deve affiorare un po' di tranquillità, invece non eravamo tranquilli. Comunque dovevate passare questo turno o ce l'avete fatto in qualche modo? Sì, perché sembra che a questo punto questa UEFA per noi sia un po' uno strano oggetto. E mi torna ancora in mente l'avvocato Prisco. Lui diceva che la Serie A è il nostro Dio.